con Francesca Mitrano, attrae di cinema, una delle poche donne direttore della fotografia, tra l'altro l'unica presente, diciamo, per quanto riguarda il genere femminile durante questo festival. È difficile, è più difficile per una donna in questo campo? Ma è difficile all'inizio. Poi c'è anche delle... Ma lo stai passando? No, ah, ok. E c'è anche delle pro, dei lati positivi, nel senso che a volte il ruolo del direttore della fotografia è fondamentale, il rapporto con il regista, e a volte il, diciamo, il fatto di essere una donna, siccome purtroppo la maggior parte dei registi sono uomini, è più semplice perché c'è meno competizione. Invece è una cosa spesso l'ego del direttore della fotografia diventa quasi un elemento di contrasto con il regista, e quindi da questo punto di vista è più semplice. In questo caso la coppia funziona? A volte sì. E sei stato qui, i ragazzi che sono stati presenti hanno avuto anche modo di avere con te una masterclass, quindi un momento anche di confronto sulle tecniche e sulle ultime novità. C'è qualche consiglio in particolare che hai dato? Ho parlato del film La Ba, che è un film a basso budget, è uno dei modi per cominciare a fare la fotografia, sicuramente è quello di cominciare con pochi mezzi, e quindi è importante cercare di sperimentare anche quello. Io ho fatto una scuola, ho fatto il centro sperimentale, dove a disposizione ho avuto le macchine 35 mm, tutte le luci possibili. Finita la scuola, invece ho ricominciato proprio da zero, quindi è importante non spaventarsi e poter insomma, affrontare la realtà, che non è sempre quella che ci dipingono a scuola. Esatto. La Ba, tra l'altro, è stato un film abbastanza anche duro, una tematica importante che coniuga sia l'immigrazione che anche la criminalità, e quello che spesso accade a chi raggiunge l'Italia. In questo senso, com'è stato l'approccio a questo film per te personalmente? L'approccio a questo film è stato a cominciare dalla sceneggiatura, che ho trovato bellissima, era già scritta in maniera molto forte. Cioè, devo dire la verità, quando l'ho letta mi sono commossa, quindi è stato quello l'inizio. E poi è stato, insomma, nonostante fosse a 30 km da Napoli, girare questo film è stato un po' come fare un viaggio, perché era una sorta di piccolo villaggio africano, nonostante, perché a Castel Volturno, dove abbiamo girato il film, c'è una concentrazione di immigrati fortissima, una delle concentrazioni più alte d'Italia, tipo sono 20.000 gli africani, chiaramente non dichiarati, che vivono lì. Era un po'... Comunque un'esperienza anche per te è importante. Come no? Prima di tutto umana e poi professionale. Sì.